Assium Forex, grazie ancora. Grazie, buona giornata. Allora, adesso parliamo di un importante premio, il premio Mario Unia, talento e impresa. Abbiamo con noi gli organizzatori del premio, è uno dei vincitori per la categoria Verso Piazza Affari, una società che poi a Piazza Affari c'è andata, Manuel Coppola, equity partner di BDO, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E anche Gabriele Bonfiglioli di De Marzocchi Pompe S.p.A., una delle società premiate, categoria Verso Piazza Affari, poi voi a Piazza Affari ci siete andati, una quotazione sull'Alternative Investment Markets, LIME, il 16 di luglio. Coppola, spieghiamo anche questo premio, che cos'è, che cosa si prefigge e perché l'avete deciso di intitolarlo, diciamo, al luminare che si è laureato anche con Roberto Bo. Allora, parlare di quotazioni in borsa e di mercato AIM in particolare, diciamo, per noi è un motivo di soddisfazione. Noi è un mercato che abbiamo seguito fin dall'origine, abbiamo fatto la prima quotazione in assoluto 10 anni fa, quest'anno il mercato AIM festeggia 10 anni di attività e quindi essendo i leader di mercato con circa il 40% delle società portate in borsa, ci sembrava un passo naturale quello di dedicare una categoria del nostro premio verso Piazza Affari. Perché? Perché di fatto abbiamo visto che nel corso degli anni la richiesta da parte di aziende di partecipare a questo premio in una categoria particolare che in questi anni sta riscuotendo molto successo, con BDO come partner diventava un punto di forza. Questo l'abbiamo visto e questa è la terza edizione del premio Unia, quindi ogni anno abbiamo premiato una realtà che poi ha veramente raggiunto quello che era l'obiettivo per cui si era iscritta al premio, quindi si è quotata qualche mese dopo la premiazione. Quindi per noi è un motivo di orgoglio. A novembre del 2018 abbiamo festeggiato le 50 società quotate sul mercato AIM e quindi per noi questo è stato un traguardo importante, oltretutto come dicevo prima si è rapportato ai 10 anni, sono 10 anni soltanto di AIM, quindi portare 50 società su 120 è stato per noi un traguardo importante, ma soprattutto è stato un punto di partenza che ha confermato il trend positivo anche per il 2019. Ad oggi il nostro ufficio studi ci dice che sono circa 20 le società ad oggi che si sono quotate, di queste 9 le abbiamo portate in borsa noi, ma la cosa più importante è che si sta vedendo che con la quotazione le società, abbiamo fatto un piccolo esercizio tecnico, abbiamo preso i bilanci delle società quotate, delle nostre società quotate e delle altre società quotate, abbiamo visto che dal quando si sono quotate nell'anno successivo hanno avuto in media una crescita di circa il 30% del fatturato e altrettanto è stata una crescita importante della marginalità e la crescita del fatturato e della marginalità oltretutto è importante da dire, non si è avuta soltanto per linee interne ma soprattutto per linee esterne, perché uno degli obiettivi che solitamente viene dichiarato dagli imprenditori quando si quotano è quello di dire perfetto, con i proceeds della quotazione che cosa voglio fare? Voglio crescere, voglio trovare qualche azienda da acquistare, una target, ed effettivamente il mercato ti permette, la quotazione ti permette di raggiungere questo obiettivo. Infatti chiediamo questa domanda a lei Bonfiglioli, tale quale con i proceeds della quotazione, cioè con i proventi, italianizziamolo, del sbarco sull'AIM, che cosa intendete fare? Dunque, noi abbiamo intenzione di proseguire il piano di crescita che ha caratterizzato in generale la storia di Marzocchi Pompe, un breve inciso, la nostra è la tipica realtà industriale metalmeccanica emiliana, nata nel 49 nella cantina dei signori Marzocchi, che poi si è evoluta via via in 2 stabilimenti produttivi, quindi prodotto assolutamente made in Italy, con 2 filiali commerciali all'estero, una negli Stati Uniti e una in Cina, e quindi vogliamo proseguire quel percorso, stavo dicendo, che ci ha portato da allora agli attuali oltre 40 milioni di euro di fatturato, come sicuramente non snaturando quello, anzi potenziando quella che è la nostra caratteristica principale, quindi di un'azienda molto solida, concreta, quindi continuando a fare investimenti in mezzi produttivi e in automazione. Noi abbiamo un elevatissimo da tanti, proprio nel nostro DNA, grado di automazione dei processi produttivi, questo ci ha consentito di poter stare al top della gamma
in termini di qualità, ma non solo, anche in termini di personalizzazione, perché per poter essere competitivi come Made in Italy devi appunto fornire l'eccellenza della qualità e del servizio, ma anche vestire l'abito del prodotto come te lo chiede il cliente. Quindi noi ci dicono che abbiamo la gamma più ampia del prodotto, di prodotti quindi di pompe e motori e ingranaggi al mondo, con oltre 16.000 codici di prodotti finiti che esportiamo in oltre 50 paesi. Quindi, per completare la risposta, investimenti per proseguire la nostra crescita e ovviamente per potenziare la nostra rete commerciale, in particolare in Cina, dove siamo sbarcati con la Marzocchi Shanghai solo da qualche anno e dove crediamo che ci possano essere ancora tanti margini di miglioramento. Coppola, torno da lei, avete portato, lo citava prima, in borsa sull'AIM tantissime aziende in 10 anni. Se lei dovesse riassumere la lezione che avete imparato maggiormente affiancando queste società come advisor, quale sarebbe? Ma io direi che la cosa che abbiamo visto e che abbiamo notato è che soprattutto nei primi anni di questo mercato si avvicinavano aziende di dimensioni ridotte. Adesso il mercato sta andando verso dimensioni sempre più importanti, ma la cosa veramente che ci lascia sempre più colpiti positivamente la crescita che la società ha durante tutto il percorso di quotazione. Solitamente all'inizio gli imprenditori arrivano stiamo parlando di un mercato piccolo, è un mercato non regolamentato, quindi magari sono molte aziende che arrivano all'inizio, diciamo, di questo percorso che non sono preparate. Il percorso dura un anno e mezzo questo periodo l'azienda cresce sotto tutti i punti di vista, governance, l'imprenditore inizia veramente a capire, a saper raccontare la propria azienda, e questo veramente ci fa vedere come nel corso degli anni queste aziende poi riescono, e alcune di queste veramente sono aziende adesso di grandi dimensioni che si stanno avvicinando al mercato, ma preferiscono partire dal mercato AIM perché lo ritengono una palestra per poi magari andare sul mercato regolamentato, che sicuramente richiede un impegno maggiore, e quindi fanno, diciamo, un paio d'anni di palestra, decidono facciamo l'AIM, un paio di anni di palestra, capiamo un po' bene, ci organizziamo, ci strutturiamo in maniera adeguata per poi fare un passaggio più soft a quello che è il mercato regolamentato. Per chiudere, Bonfiglioli, se non sbaglio lei è stato in precedenza alla guida di un'altra società sbarcata su Lime, quindi anche lei ha un'esperienza di prima mano. Lime è stato un po' scosso da una vicenda, quella di Bion, c'è un fondo che avanza determinate tesi, la società sta ribattendo con delle controtesi, adesso spetterà poi alla magistratura di Bologna, che ha aperto una indagine per manipolazione di mercato, vedere quali delle due parti ha ragione, però il titolo ha perso molto, 70%, secondo lei il mercato AIM dovrebbe essere più regolamentato, dovrebbe esserci più forse barriera all'ingresso, sebbene l'intento è quello di coinvolgere più piccole e medie imprese? Adesso basta un nomad, un nominated advisor e poi si va in borsa. La credibilità del mercato ne è stata un po' scossa da questa operazione oppure? Ma guardi, adesso senza entrare nel merito della recentissima vicenda, io più che parlare delle regole in generale, credo che sia giusto portare la mia testimonianza, come diceva lei prima. Io vengo da un'azienda meccanica, Modelleria Bambilla, che quotai all'AIME, e sia quella che Marzocchi Pompa, appunto, di cui sono amministratore delegato, sono realtà industriali, meccaniche, come vi dicevo prima. Quindi io credo che facendo il discorso dall'altra parte, aziende come le nostre, quindi se l'AIM si apre di aziende che hanno una storia industriale e quindi economico-finanziaria concreta, solida, basata su fatti passati e positivi passati e su progetti solidi per il futuro, credo che questo faccia il bene di tutti, delle imprese, perché appunto i proventi possono servire per finanziare la crescita, ma anche del mercato stesso, perché appunto può continuare a sua volta a crescere su basi solide. Bene, allora grazie a Gabriele Bonfiglioli di Marzocchi Pompe, grazie anche a Manuel Coppola, equity partner di BDO. Grazie ancora, grazie a tutti. Ci fermiamo.
torniamo per qualche istante tra poco. Viviamo insieme l'apertura di Wall Street, ultime tre sedute del mese, ma attenzione perché torneremo sul caso Bion, ci sono nuovi risvolti con nuove voci e nuovi contributi. Rimanete con noi.